Il topolino numero 3567 è un numero speciale, lo vediamo sin dalla copertina e quarta di copertina, perché Andrea Fracero, supportato dal colorista Andrea Cagol, ha reinterpretato, si potrebbe dire ancora una volta, la copertina del mitico numero 1, quello uscito il 7 aprile del 1949, esattamente 75 anni fa. E per l'occasione la redazione ha anche realizzato una serie di contenuti interessanti di approfondimento su questi primi 75 anni della rivista ammiraglia della Disney in Italia. Nel primo articolo, per esempio, vengono riassunti alcuni dei punti salienti e fondamentali nella storia del settimanale, incluso anche una recap delle copertine che sono state ispirate a quella del numero 1. Tra queste copertine vediamo anche la variant del topolino numero 3500. In descrizione vi lascio il link per andare a rivedere il video che ho dedicato a quella versione variant del topolino. Inoltre, in un certo senso, questo video possiamo considerarlo come una specie di appendice al video iniziale con cui partì la serie di collezione Disney, e vi prometto, dopo questo intermezzo, che la serie riprenderà con le usuali trasmissioni dopo la lunga pausa. Anzi, vi invito ancora di più a guardare in descrizione, perché c'è il link proprio alla newsletter che ho intenzione di lanciare a breve per mandarvi tutti gli aggiornamenti su questa serie di video. Inoltre c'è anche un interessantissimo articolo, per restare in tema collezione, dedicato proprio ai collezionisti, dove tra l'altro sono presenti anche diversi dei gadget che sono stati presentati all'interno della lunga storia del nostro amato topolino. Certo, se proprio vogliamo trovare un difetto a questo numero, visto che comunque è uno di quelli celebrativi migliori in assoluto realizzati da Panini, è che manca una storia a fumetti che sia realmente celebrativa. Le tre autoconclusive realizzate da Gagnor e Sciarrone, dedicate ai paperi del futuro, sono oggettivamente poca cosa, e forse il traguardo avrebbe meritato una storia ad hoc. Speriamo che in occasione dei 100 anni di Topolino la Panini non perderà l'occasione. Nell'attesa di questo nuovo evento vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, visto che comunque le nuove ricorrenze che continueranno ad esserci nei prossimi mesi e anni, sia la serie di collezioni Disney sia la serie Disney 100, vi regaleranno ancora altre piccole chicche. Saluti a tutti!